Brandisci l'anello ancestrale, fallo per tutti noi. È questa l'accurata richiesta che ci rivolge una dama incappucciata al termine del primo, ritmatissimo gameplay trailer di Elden Ring. Una preghiera che i giocatori potranno soddisfare a partire dal prossimo 21 gennaio 2022, data di lancio di quella che è stata definita da From Software come la sua opera più imponente. Elden Ring porta su console di vecchia e nuova generazione e PC una nuova IP che vanta le firme illustri di Hidetaka Miyazaki e George Martin, per un titolo in grado di rievocare gli archetipi stilistici e ludici tipici dello studio, arricchendo però al contempo la formula di affilate innovazioni. Non a caso, lo stesso Miyazaki ha descritto Elden Ring come una classica ma coraggiosa evoluzione del genere. I segreti dell'Interregno si celano dietro un mare di nebbia, una distesa suggestiva ma insidiosa, che sfida l'ambizione di coloro che osano ambire al titolo di Lord Ancestrale. Una foschia che avvolge le esistenze dei sopravvissuti al crollo dell'Ordine Aureo, antico equilibrio sul quale regnava la regina Marika l'Eterna. Un equilibrio che ad oggi non esiste più, esattamente come non esiste più l'Anello Ancestrale, la sorgente del potere dell'Albero Madre, uno splendore che richiama istintivamente l'Yggdrasil della tradizione norrena, che potrebbe però essere ormai in procinto di spegnersi. Una previsione tanto spaventosa quanto plausibile, dato che la fonte del suo potere è ormai in frantumi. Nell'immaginario concepito da Martin, gli eredi della sovrana dell'Interregno, veri e propri semidei, non hanno infatti saputo preservare la stabilità di questo mondo fantastico. L'ambizione e la sete di potere li hanno portati ad appropriarsi dei frammenti dell'anello ancestrale, noti come rune maggiori, scatenando un tremendo conflitto denominato disgregazione. Le conseguenze di una tale lotta sembrano essere state devastanti, al punto che il mondo è stato abbandonato dalla volontà superiore, un'entità che pare ora aver deciso di concedere la propria grazia ad una stirpe dapprima segregata al di là del mare di nebbia, i Senza Luce. Da tempo esiliati dall'Interregno e condannati a vivere lontani dalla luce dell'Ordine Aureo, questi ultimi si vedono ora offrire la possibilità di apparire al cospetto dell'Anello Ancestrale. Un viaggio difficile, ma non impossibile per un'entità che ha ormai perduto la propria natura mortale. I Senza Luce, infatti, sono creature senza vita eppure viventi, in grado di lottare e perire in un ciclo senza fine. E proprio nei panni di un senza luce il giocatore dovrà cercare di soddisfare l'ambizione di divenire un nuovo Lord Ancestrale, reggendo così il destino dell'Interregno sulle proprie spalle. Elden Ring, dunque, promette di narrare le cronache di un enorme mondo fantasy, culla di potenti avversari, insidiosi intrighi e giochi di potere, con suggestioni che rimandano alle leggende celtiche e persino all'epica finlandese. Una cornice narrativa che, chissà, potrebbe rivelarsi ben più strutturata di quanto visto in Dark Souls o Bloodborne. Pur conservando la consueta commistione tra narrazione implicita ed esplicita che da sempre accompagna l'universo From Software, il coinvolgimento dell'autore del Trono di Spade e del resto sembra rimandare a qualcosa di simile, a maggior ragione considerando un ampio cast di personaggi caratterizzati da un articolato background. Elden Ring, inoltre, porta con sé la promessa di un immaginario caratterizzato da ambientazioni suggestive e fortemente diversificate. Se il team ha già promesso distese erbose, paludi soffocanti, foreste lussureggianti, montagne impervie e castelli mozzafiato, il trailer non ha esitato nel soffermarsi anche su paesaggi aperti e particolarmente evocativi. Mastodontici ponti di pietra erosi dal tempo e praterie calcate da creature grottesche hanno persino trasmesso echi alla Shadow of the Colossus, senza contare una delle principali novità del gioco, ovvero la possibilità di disporre di una cavalcatura. Il nostro fidato destriero saprà accompagnarci all'interno di un mondo pienamente interconnesso, in cui scenari ariosi possono mutare in claustrofobici sotterranei. Al nostro richiamo, la cavalcatura si palesa magicamente da una nube di luce blu, per poi solcare rapidamente il mondo di Elden Ring, cimentandosi noncurante in vertiginose picchiate, balzi poderosi e ascese alimentate da correnti d'aria. Non ultimo, sembra infine essere stata confermata anche la possibilità di cimentarsi in scontri a cavallo del nostro scattante alleato, come pare suggerire la spettacolare sequenza che vede il giocatore impegnato in una fuga dal letale assalto di un maestoso drago. Per quanto particolarmente spettacolare, la creatura mitologica non è però l'unica protagonista dell'attesissimo trailer. Accanto a entità più spiccatamente fantasy, Elden Ring accoglie creature fortemente inquietanti, tre esseri deformi e striscianti e umanoidi, il cui corpo è deformato da innumerevoli braccia e mani addizionali. Un dettaglio, quello degli arti extra, già manifestato da arrivi al trailer del 2019. Ad arricchire l'esperienza esplorativa proposta dall'Action GDR, troviamo infine un ulteriore elemento inedito per le opere firmate Miyazaki, l'implementazione di un ciclo giorno-notte con tanto di mutamenti meteorologici che promette momenti di grande intensità scenografica. Ma cosa attende esattamente i Senza Luce in questo insidioso viaggio nell'Interregno? L'impressione è quella di un combat system e di dinamiche in grado di raccogliere l'eredità dell'intera tradizione, per innalzarla ad una nuova vetta capace di racchiudere in sé diversi elementi chiave delle produzioni del team.
Dopo la parentesi proposta da Sekiro, ritornano le ricche opzioni di personalizzazione dello stile di combattimento. Miyazaki e From Software promettono infatti percorsi di progressione inesplorati in precedenza, in cui la sperimentazione non è solo possibile, ma anche fortemente incoraggiata. Una libertà di approccio che i giocatori potranno sfruttare per edificare la build prediletta, puntando a piacimento sulla potenza, l'agilità o lo sviluppo delle arti magiche. La promessa è quella di un ricco arsenale di armi, incantesimi e addirittura abilità conquistabili nel mondo di gioco. Un'espressione che rimanda a vecchie indiscrezioni secondo cui i giocatori potranno assorbire i poteri dei boss che andranno a sconfiggere nel corso dell'avventura. Un dettaglio assolutamente intrigante, ma purtroppo per ora non confermato. Più che assodata, invece, è la conservazione del tradizionale focus su boss fight spettacolari e impegnative, capaci di mettere duramente alla prova le abilità e l'astuzia dei giocatori. Il gameplay trailer di Elden Ring ha infatti incluso al suo interno una carrellata invidiabile di scontri, da affrontare anche grazie al ritorno della possibilità di scansare gli attacchi dell'avversario con una rapida capriola. Sfumatura che suggerisce un allontanamento dallo spietato tecnicismo di Sekiro, che sembra invece aver lasciato in dono alla produzione un rinnovato dinamismo e un focus sulla spettacolarità dell'azione. Un aspetto che pare affiancarsi a una generale brutalità che rimanda a Bloodborne, mentre un'interessante sequenza che vede mutare una comune spada in una lama incantata sembra confermare il ritorno di speciali abilità per le armi, sul modello di quanto già visto in Dark Souls 3. Confermato infine anche il ritorno di dinamiche multigiocatore connesse ad evocazioni di altri viaggiatori, per un massimo di 4 senza luce in contemporanea. Anche in questo caso però, al momento mancano ancora dei dettagli più concreti. La voglia di riprendere la tradizione di From Software appare evidente anche dall'esplicito autocitazionismo ravvisato nel trailer. Tra gli avversari presentati sino ad ora, l'action RPG non esita infatti a proporre nemici che per fattezze o stile di combattimento richiamano alla mente gli iconici antagonisti dei titoli precedenti. Dalla danzatrice della Valle Boreale al re senza nome di Dark Souls 3, passando persino per lo Smog del primo Dark Souls. In qualità di nuova IP, oltre che di nuova produzione, Elden Ring dovrà comunque saper trovare una propria precisa identità, bilanciando omaggi e strizzatine d'occhio a soluzioni inedite che di certo non mancheranno. Per quanto riguarda invece l'aspetto tecnico, a saltare immediatamente all'occhio è la natura cross-generazionale della produzione, che dalla resa dei capelli alla modellazione poligonale sembra ad ogni modo essere ben più vicina agli standard delle vecchie console che non a quelli delle macchine appena lanciate. A tal proposito, è stato annunciato che i possessori delle versioni PS4 e Xbox One godranno di un update gratuito alle versioni next gen, anche se mancano specifiche precise sulle migliorie che potremo attenderci. Nonostante l'evidente legame con la generazione appena trascorsa, con oltretutto una From Software mai davvero capace di distinguersi sul piano squisitamente tecnico, i limiti a livello grafico sembrano poter essere ampiamente compensati da una direzione artistica davvero ispirata. Dovremo attendere ancora qualche mese per scoprire altri dettagli sull'interregno. Eppure, dopo anni di incertezza e buio totale, è bello poter tornare a fantasticare su qualcosa di concreto. Ora la parola passa a voi. Che effetto vi ha fatto la presentazione del gameplay di Elden Ring?